Una palestra nella scuola tagliente a San Lazzaro è una delle principali opere programmate nel DUP, il documento unico di programmazione recentemente approvato dal Consiglio Comunale di Isernia. I fondi necessari ammontano a 660.000 euro, di cui la maggior parte, circa 600.000 euro, ottenuti grazie al bando CONI, Sport e Periferie. Il Comune Pentro è risultato vincitore, la restante parte in cofinanziamento a carico dello stesso Comune. In proposito abbiamo sentito l'assessore Antonella Matticoli, titolare prima del temporaneo azzeramento di tutti gli incarichi di giunta da parte del sindaco d'Apollonio della delega allo sport e all'edilizia sportiva. È importante innanzitutto perché la scuola media non ha a disposizione una palestra per fare educazione fisica, quindi per questo per noi è importante. Quindi stiamo programmando appunto la realizzazione di nuovi impianti sportivi partendo innanzitutto dalle scuole, perché è fondamentale educare i ragazzi sin da piccoli all'importanza dell'attività sportiva. Quindi questa palestra sarà al mattino destinata appunto all'attività fisica per i ragazzi della scuola e il pomeriggio per le società sportive che ne hanno bisogno. Il nostro obiettivo, ha sottolineato Matticoli, quello di incrementare le opportunità e migliorare le condizioni per la pratica sportiva in ambito studentesco e di società. Le risorse comunali naturalmente non bastano. Per questo, ancora Matticoli, stiamo attuando una sinergia con diversi enti, regione e ministero. Noi cerchiamo di intercettare tutti i bandi che danno la possibilità appunto di ottenere dei finanziamenti. Con il finanziamento regionale siamo riusciti ad ottenere la ristrutturazione del palazzetto, che appunto tra pochissimi giorni partirà anche quella. Con finanziamenti regionali abbiamo ottenuto finalmente il finanziamento per la costruzione di un nuovo impianto notatorio e questo invece è un finanziamento ministeriale che appunto prevederà la realizzazione di una nuova palestra, quindi siamo soddisfatti dell'attività che stiamo portando avanti, che col tempo appunto ci sta dando delle soddisfazioni e dei risultati importanti.